Avete capito, siamo dentro alla stazione del Duca. Sembrava un'entrata piccolina, 15 metri, saranno 300-400 metri. Allora ragazzi, siamo dentro alla base del Duga. Ho avuto un inconveniente, io spero si senta bene perché il microfono mi è rimasto in mano, il supporto del microfono. Quindi io spero riusciate comunque a sentirmi senza particolari frusci. Sono tutte schede madri, eh? Il cervello del computer, hai visto? Coccio la testa. Questa deve essere stata la stanza del mainframe, perché tutto quello che abbiamo fatto fino ad ora non era altro che un super cervellone, quindi un super computer. Siamo arrivati sul tetto di quello che è il Duga. Allora ragazzi, a questo momento senza microfono, quindi mi sentirete con l'audio della Sony. Oh, yeah.
Allora raga, siamo sempre dentro quello che è la zona del Duga, quindi la zona altamente segreta e militarizzata all'epoca. Ricordo però che non mi va più il microfono, il Rode videomicro, il supporto mi si è rotto, il che significa che quello che sentite da ora, mi dispiace, ma l'audio magari sarà meno pulito del solito. Direi che il pavimento non è proprio... Ok, in pratica stiamo girando per quelli che sono gli alloggi. A proposito, vi faccio vedere una curiosità, c'è anche nell'appartamento nostro. Questi non sono altro che dei tubi che partono dall'alto verso il basso, sono nei condomini, si apre e si butta il pattume dentro e cade direttamente sulla base del palazzo. Sono qui perché? Perché sono stati i sovietici a inventare questo genere, insomma, di cose di utilizzo. Adesso plof. Da lui ti sto cercando io, dai. Non sono riuscito a prenderla, ma quello che c'è qua dietro era probabilmente un asilo o un qualcosa del genere, perché c'erano i giochi per i bambini e il murales di bambini. E qui siamo arrivati a 0,40 micro 44 microsievert. Allora, questo era un hotel, una residenza per personaggi famosi dell'epoca, nel senso intesi come generali, gente di spicco, gente del governo, comunque con una certa rilevanza all'interno dell'Unione Sovietica. Una sorta di mini ruota panoramica, o no? Sì. A differenza di quello di prima, è vicino all'albergo, come avete visto c'era quella che è una scuola primaria, un po' le nostre medie. Avete visto l'attività sportiva, molto famosa, perché ovviamente come tutta l'Unione Sovietica pompavano molto su quello che era l'attività fisica. E altra cosa che si trova molto in queste strutture è l'attività musicale. Thank you.
On the right, on the glass, we can see Olympic bear, symbol. Sì, sembra prendere. Il microfono funge così. E allora, come avete visto, ad un certo punto quasi non ho più fatto molti vocali, vuoi un pochino per il microfono che mi si era staccato, vuoi per il motivo che realmente ero preso da tutto quello che mi circondava. Detto questo, ho dovuto fare anche un attimino delle scelte. La mia funzione primaria era la fotografia, quindi di conseguenza un pochino quello che era la parte video ho cercato di immortalare il più possibile, però quando avevo dei ritagli di tempo ovviamente la fotografia ha avuto un pochino la meglio. Comunque sappiate che per quanto riguarda il microfono, una volta rientrati diciamo così in direzione di quello che è l'albergo, abbiamo fatto una piccola sosta nell'unico market di Chernobyl e lì ho preso quello che è un nastro adesivo. Serviva sia a me che a Davide per altre questioni e sono riuscito in un certo senso a risolvere con il discorso del microfono, ancorandolo a quello che è il cage della macchina fotografica con il semplice nastro adesivo. Quindi un pochino meglio nei prossimi video sicuramente dovrebbe esserci, perlomeno dovrei avere un pochino più parlato e quant'altro, però sappiate sempre che comunque è la cosa che ha determinato molto questo parlare un pochino meno è ovviamente la questione del tempo. Non vi è molto tempo, non vi era, perché eravamo veramente sempre di corsa, le cose da vedere erano tantissime e dovevo appunto fare svariate cose, tra cui video, fotografia e ovviamente anche gustarmi appieno quello che avevo davanti agli occhi. Detto questo, spero di non avervi annoiato, spero di potervi dare ancora qualche sensazione su questi video e ci vediamo alla prossima. Saluti!